sogno è un fenomeno psichico pienamente valido, e più precisamente l'appagamento di un desiderio. Sì, penso dicesse così il vecchio Freud. Non ha più senso negare di desiderare questa realtà appena vissuta. L'amaro in bocca che essa ha lasciato, dissolvendosi. Non voglio alzarmi. Non voglio guardarmi allo specchio. Vedrei un viso spento. Dalla mancanza di un vero e proprio domani. Da questo continuo susseguirsi di oggi. In tutto questo tempo ho goduto di una vita piatta, cullandomi sul posto di lavoro sicuro che mi lascerà mio padre. Ma perché non ho costruito qualcosa verso cui viaggiare? Io sono Andrea. Ho 20 anni, non ho una direzione e da troppo tempo percepisco questo perenne disgusto di me. Signore e signori, accorrete ad ammirare i migliori esemplari del genere umano, qui riuniti apposta per voi. Il povero relitto accasciato per terra è Vincenzo, un ragazzo buono e mansueto, di cui tutti si approfittano, finché non si supera il limite. In tal caso, oserei definirlo addirittura feroce. Dietro quello smartphone si può ammirare Marika, alla ricerca dello scatto perfetto. Qualora non lo sappiate, Marika è un'acclamata icona mondiale di bellezza e stile. Lo conferma il numero di like che ha raggiunto in ogni social network. Ma, badate, non vive solo di smartphone. In tanti hanno, anzi, abbiamo constatato quanto sia concreta tra le lenzuola. Nonostante sia fidanzata con Stefano, stupido gorilla pseudofascista, bravo solo a rimediare erba. E poi c'è lei, Federica, angelo decaduto che nulla avrebbe a che fare con questo meraviglioso scenario, ma che con forza tenta in tutti i modi di farne parte. Ah, dimenticavo, proprio come me, nessuno di loro occupa un posto utile nel mondo. Schiamazzi, fumo, donne e il vivere cibandosi del più inutile niente. Come si può chiamare vita questo vagare inconsapevole in una dimensione fatta solo di rimedi alla noia? Non si parla, non si ride, non si sorride. Noi non siamo amici. Siamo persone sole riunite in uno stesso luogo. Quanto è triste sentirsi soli in compagnia. A volte, certi gruppi di persone sembrano talmente uniti che è come se ogni singolo membro avesse qualcosa che lo amalgama a tutti gli altri. Come una sfumatura. Una nota profumata di un certo tipo. Ecco, qualunque cosa sia, non piace proprio a quei due idioti. Insensibili al bello. Animi prosciugati che tendono solo a distruggere ciò che è gradevole. Ci tengono così tanto a circondarsi di rovine. Un castello di rovine e bricio, scansato da tutti, in cui godere della loro noia marcia e schifosa.
Sto andando da loro. Non da quei ragazzi. Sto andando da questi inutili parassiti, demolitori di emozioni. Le svolte più difficili dipendono solo dalla nostra volontà, che ora proprio non mi manca. Ho già salutato il vecchio me. Ora devo salutare i suoi cari vecchi amici. Un giorno ti senti il re del mondo perché ti procuri un po' di erba. Il giorno dopo, una pallottola in testa ti ricorda che, se sei idiota, persino i delinquenti ti scansano. Un giorno sei abbastanza folle da metterti a spacciare. O un altro, troppo stupido per riuscire a farlo. Ti hanno eliminato come un'erbaccia, amico mio. Sono bastate poche settimane dall'uccisione di Stefano per farci ritornare qui, a consumare il nostro tempo, indifferenti e annoiati, persino dopo essere stati schiaffeggiati dalla morte, piangendo e soffrendo su Facebook, per tornare poi ad essere i soliti, inermi coglioni nella vita reale, o in ciò che più assomiglia ad una vita reale. Federica non si presenta da tempo. Forse lei ce l'ha fatta ad uscire da questa realtà torbida, di cui ancora continuo a drogarmi.
Finalmente vento fresco. Sottile e immotivato piacere di trascorrere attimi scanditi dal nulla, ma da un nulla diverso, illuminato da due occhi sempre visti e mai incontrati, da un desiderio sempre tenuto per mano, ma mai ascoltato e infine realizzato. Un angelo, un tempo decaduto, con forza è tornato nel suo paradiso e con dolcezza mi ha portato con sé, promettendomi una nuova estate. Forse bastava solo questo, fare quel passo oltre la monotonia, oltre la noia di vivere, avere il coraggio di raggiungere quel luogo da sempre sognato, dove non ho più paura, quel luogo adatto a me, in cui finalmente sorrido.